fil rouge che lega i concerti previsti in questa edizione è un po' quello seguito appunto in questi 24 anni, quindi coniugare nomi di internazionale prestigio e quindi già affermati a nuove stelle nascenti della musica contemporanea internazionale. Quindi sì, il cartellone è sempre comunque di profilo e di assoluta qualità artistica e cerchiamo di privilegiare appunto sia i nuovi artisti che quelli già affermati e perché no mainstream. Il 18 luglio ospiteremo Thom Yorke in Piazza Castello, dove presenterà appunto il suo disco Tomorrow's Modern Boxes, accompagnato dal suo fedele produttore Nigel Godrich, già al suo fianco su Radio e The Atoms for Peace. Sarà quindi un concerto di musica elettronica, diverso rispetto ai componimenti offerti con i Radiohead, ma sarà sicuramente un momento unico per assaporarlo dal vivo dopo il concerto che ha presentato nel 2003 con appunto i suoi Radiohead. Nel cartellone della 24esima edizione del Festival abbiamo tre date uniche in Italia. Apriremo proprio con una di queste nel cortile del Castello Estense, cioè l'11 di giugno i Teenage Fan Club, una band che si è fatta amare proprio mentre imperava il grunge, grazie a un rock molto semplice, quello che oggi chiameremo indie rock. Sempre nel cortile avremo la seconda esclusiva per l'Italia. Il 25 di giugno si esibirà infatti Soap & Skin, un artista con una sensibilità unica e che è in grado di far commuovere il pubblico grazie al suo componimento orchestrale commovente. E finiremo poi il 22 di luglio con l'unica data italiana di Tash Sultana, prevista in Piazza Castello, una giovane cantautrice che è riuscita a farsi strada dapprima come basker e poi a riempire appunto gli spazi più ampi in tutto il mondo, grazie a un mix di rock, blues, reggae, un mix unico, impossibile da incanalare in un unico genere. Il 24 giugno avremo appunto ospite Giulia Holter nel cortile del Castello. Lei appunto non si adegua a nessun standard in particolare, è solo se stessa e fa dell'avanguardia e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, utilizzando strumenti particolari e vocalizzi, rendendo molto teatrale la sua performance. Peraltro sono molto felice che nel programma di quest'anno abbiamo ben tre donne su cinque concerti, quindi la maggioranza e mi riempie di gioia. L'organizzazione dell'edizione dell'anno successivo avviene in realtà poco dopo la fine dell'anno in corso. In effetti già da settembre si iniziano a intensificare i contatti con gli agenti che promuovono appunto gli artisti, soprattutto internazionali. Infatti per Thom Yorke, ad esempio, abbiamo iniziato la trattativa proprio a settembre e si è conclusa a gennaio, quindi è una trattativa molto lunga che non si basa soltanto su un'offerta economica, ma anche su una convenienza geografica o sulla location in sé. Infatti molti artisti hanno proprio piacere di tornare a Ferrara sotto le stelle e lo richiedono e questo sicuramente per noi è un motivo di vanto e ci fa capire quanto effettivamente il nostro sforzo venga ripagato. Il festival è organizzato dall'Associazione Ferrara sotto le stelle e all'inizio, diciamo, in forma primordiale, non siamo in tanti a lavorare sul festival, ci sono io che, diciamo, intrattengo i rapporti con le agenzie e poi abbiamo il direttore di produzione Paolo Vettorello che lo rende fattivo, insomma, rende possibile questo festival. Chiaramente abbiamo alle spalle Arci Ferrara che ci sostiene da sempre e che ci dà, oltre agli uffici, anche il personale e appunto un sostegno proprio fattivo. E abbiamo anche dei volontari, ma sono pochi. In realtà noi normalmente abbiamo un organico di circa una decina di persone pre-festival e circa 30 durante il festival. Io sono una grande appassionata di musica, la seguo da quando sono bambina, quindi mi sono sviluppata un gusto un po' particolare e personale. Ovviamente il mio gusto influenza la line-up di anno in anno, però non vale solo per me, nel senso che questo non è il mio festival, ma deve essere di tutti, quindi cerco di essere molto aperta mentalmente. Un mio sogno sarebbe ospitare gli Smashing Pumpkins, ma solo perché è la mia band preferita di sempre, anche se per fare un bel regalo a tutti mi piacerebbe una bella reunion degli Smith da far impallidire tutta Italia e ospitarli nella nostra bella piazza. Credo sia improbabile, ma è un sogno nel cassetto. Vi aspetto quindi al nostro festival, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, nelle suggestive location di Piazza Castello e del Cortile del Castello Estense, dall'11 di giugno al 22 di luglio.